Anche oggi abbiamo il piacere di avere con noi, oggi ultimo dell'anno, Redi Magenzani, il nostro corrispondente da Loppiano. Benvenuto, Redi. Grazie, un saluto dall'Oppiano che oggi è particolarmente assolata, forse come San Giovanni Rotondo. Sì, ci aspettano infatti delle giornate piacevoli, almeno così dice il meteo. In effetti, dopo un po' di freddo è arrivato questa temperatura. Qualcuno stamattina parlava dell'estate di San Silvestro. Eh sì, in effetti, quindi abbiamo lo stesso clima, evidentemente, accomunati Esatto, anche in esatto. questo. Redi, una giornata particolare, quella che si vivrà oggi all'Oppiano, ma non solo all'Oppiano, perché saluteremo il vecchio anno per dare il benvenuto al nuovo e tu ci darai anche qualche dettaglio, qualche bella notizia su come vivrete lì questo passaggio. Ma ovviamente faremo anche riferimento a cosa è successo la settimana scorsa, proprio il giorno di Natale. Infatti avremo qualche breve filmato da mostrare ai nostri amici che ci seguono da casa, proprio per renderci conto di com'è Loppiano in festa. Però partiamo da una. Sì, dimmi tutto, Redi. Se sei contenta, Anna Maria, prima ti leggerei un breve biglietto che è arrivato da Cremona, da un nostro telespettatore che si chiama Franco, e prima di entrare negli argomenti che dicevi. Un biglietto natalizio interessante, io so che ne avevamo già parlato di questa cosa, e scrive: grazie perché mandate sempre i saluti dallo piano e mi è venuto il desiderio di ricambiarli. E approfitto di questo biglietto d'auguri per fare una domanda. In ogni trasmissione ci fate scoprire un tassello del mosaico di Loppiano che mi sembra un mondo molto bello e, come dice la giornalista Anna Maria Salvemini, è una città ideale. Ogni tanto mi viene da pensare, ma ci saranno anche le difficoltà, non sarà tanto facile andare d'accordo e poi con gente di paesi così diversi. Giustamente, ne avevamo parlato di questo, no, Anna Sì, Maria? in realtà cittadella ideale non l'ho detto io, questa espressione non l'ho utilizzata io per prima, ma l'ha utilizzata proprio Chiara Lubich. Ed è effettivamente così, insomma, chi ci è passato lo può confermare. Però c'è qualcosa che non va lì all'Oppiano o no? Ma guarda, Anna Maria, io direi questo a tutti e anche al signor Franco, Franco, sì. che prima di tutto grazie degli auguri. Io amo Cremona perché la mia famiglia ha degli addentellati d'origine da quelle terre. Ecco, se non ci fossero difficoltà, Loppiano non sarebbe un'esperienza né proponibile né reale, perché la vita è fatta per tutti e ovunque di gioie e di dolori, di sbagli, di tanti ricominciare e tanto più, come dici, che siamo di culture e tradizioni così diverse. Qui all'Oppiano però ci aiuta un fatto, che la cittadella è nata proprio con questa finalità, creare un posto che testimoni come sarebbe il mondo se il comandamento nuovo di Gesù fosse la legge vincolante. E siccome siamo venuti qui per questo, anche da tutto il mondo, per fare questa esperienza, allora logicamente c'è un grande aiuto reciproco e che aiuta a tenere la bussola ben orientata. Ma non sempre ci si riesce. E allora ci si perdona, e questo è il Vangelo, si ricomincia, e questo è il Vangelo. Aggiungerò, è una cosa che Anna Maria, voi sperimentate anche lì a San Giovanni Rotondo, aggiungerò solo che, come accade ai fondatori, quando leggono lo spartito in cielo fanno delle cose che hanno un'ispirazione con delle radici appunto in cielo. Dunque ci sono anche delle particolari benedizioni di Dio, sono opera di Dio e Lui vi opera. Chiara Lubich ha avuto senz'altro una di queste ispirazioni, e Loppiano è una delle 33 cittadelle nel mondo. Poi si sente la presenza di Maria. Loppiano è una Mariapoli permanente e la sua presenza, perché in fondo è la sua città. Quindi le difficoltà di tutti, ma con questo aiuto, con questa ispirazione di fondo che si sente, io ci vivo da tanti anni, ma non passa giorno che questa cosa è palpabile. Noi ne abbiamo dimostrazione poi ogni volta che sentiamo anche le tante testimonianze che tu stesso ci riporti, ma anche di qualcuno che passa di qui, fortunatamente, ci racconta insomma com'è vivere secondo questi principi dell'unità e della fraternità. Si sbaglia ovunque, anche all'Oppiano, così come si sbaglia in ogni parte del mondo, ma si ha questa forza di ricominciare e soprattutto di perdonare.
un bel esempio quello di Loppiano, insomma, questa cittadella ideale è la nostra preferita, se vogliamo. E, grazie a te, insomma, stiamo imparando a conoscerla tutti molto meglio e soprattutto qualcuno ovviamente si sta anche innamorando di questa bellissima realtà e quindi col desiderio, insomma, di imitarla. Redi, a proposito di come si vive a Loppiano, abbiamo un bellissimo filmato da mostrare, che tu stesso all'inizio ci anticipavi, no? Sì. Il filmato della notte di Natale. C'è un audio originale, noi dobbiamo ringraziare Ania che prepara questi filmati per noi, giusto? Ania Lupfer, sì, che se fosse in ascolto la ringraziamo. Ha fatto una sintesi della notte di Natale in pochissimi minuti. Sì. E poi ascolteremo anche gli auguri di Natale in diverse lingue, quindi fa particolarmente sì, alla piacere. Alla fine proprio della celebrazione i vari rappresentanti dei popoli hanno fatto questi auguri in lingua originale. Ecco l'internazionalità di Loppiano, di tutte le popolazioni, di tutti i popoli che si ritrovano poi lì. Allora guardiamolo insieme e poi ci ritroviamo. Del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa e una luce rifulse. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Thank you.
Zulait Said, ukul sana untuk Taibin, Husana Saida. Dina, anche dell'Egitto, ci fa gli auguri in lingua francese. De tout cœur, nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël. Liz del Perù e Noè del Messico per tutti i popoli di lingua spagnola. En nombre de todos nuestros países latinoamericanos, le deseamos que reine el amor de Jesús en sus hogares y les deseamos un Feliz Navidad. Per tutto il continente africano, Jordan della Repubblica del Centrafrica in lingua Sango. Ibarala kwe. Mimunjo ni matanga chinuel nala parce que matanga chinuel ke kota matanga mingi. Nasi miunda nala titenja papa tainala kwe. Per tutto il continente asiatico, Josie e Dominique del Vietnam. Chúc mọi người Giáng sinh an lành, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Chúc cộng đoàn, chúc thế giới tràn đầy tình yêu của Chúa Hải Đồng Giêsu. Chúc mừng Giáng sinh. Giularmi dell'Indonesia appartiene alla Chiesa Luterana. Telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Salam damai sejahtera. Selamat Hari Natal. Jerome viene dal Myanmar. Chano do along the King Yesu yi pui miao chingo chi miao cha ba su. Pyo shin lo Christmas phit ba si lo su mong long tong pi lai ba de. Dal Giappone, Kanna. Osanago Yesu ga umareta kyoko no hi, minna de yorokobi o wakachiaitai to omoimasu. Christmas omedetou. Austin viene dalla Corea. 오늘 성탄 미사에 오신 여러분 모두에 감사드리고 오늘 아기 예수님께서 우리에게 오신 것처럼 우리도 아기 예수님을 감내 모십시다. 성탄 축하드립니다. E ora gioia dal Brasile per quanti parlano la lingua portoghese. Eu, em nome do povo brasileiro, desejo um feliz e abençoado Natal para vocês. Ci avviciniamo per l'Europa, Anna, della Germania. Ich wünsche dir allen von ganzem Herzen frohe Weihnachten und gesegnetes Fest. Andri viene dal Canada e fa gli auguri per tutti i paesi di lingua inglese. With all the unity from Canada, we wish you a Merry Christmas so that we can share the gift of the newborn Jesus Christ with all nations and all peoples. E con questo auguriamo a tutti buon Natale. Ed eccoci qua, abbiamo visto questo brevissimo ma bellissimo filmato che ha mostrato come si è celebrato proprio il Natale lì a Loppiano, lo stesso giorno. Adesso avremo modo, Redi, di guardare anche qualcos'altro, giusto? Un altro, perché te l'avevo promesso, Anna Maria. Sì, sì, la volta scorsa, sì, sì, ogni promessa è debito. Ogni promessa è debito e praticamente questa che abbiamo visto era la notte nella chiesa della Theotokos. Poi alle 12 c'è stata un'altra solenne celebrazione, poi il pranzo tutti insieme in un centro polifunzionale qui dove poi stasera ci sarà la festa
E poi alle 16:30 ci siamo trovati tutti in auditorium, dove i popoli, secondo le varie espressioni e anche gruppi linguistici, hanno voluto fare un omaggio a Gesù Bambino, alla famiglia di Nazareth, con una festa di 2 ore che Anja Lupfer ha sintetizzato in 3 minuti. Guardiamolo. Eccoci qua, Redi, di nuovo insieme, perché abbiamo guardato questo bellissimo video che ha poi mostrato anche tanti bimbi, bimbi di tutto il mondo, in festa proprio a Natale. E proprio così, quest'anno c'è una presenza di bambini da tutto il mondo. Tu dovresti essere alla fine delle celebrazioni del pomeriggio ogni giorno. I bambini li trovi tutti lì e sono la festa della cittadella. È meraviglioso. E invece oggi come si vive all'Oppiano questa allora, giornata di preparazione per intanto volevo dirti questo, che all'Oppiano sono arrivati già da ieri sera circa più di quasi 400, poco più di un po' di più di 300 giovani dal Brasile, Argentina, Costa Rica, Corea, Egitto, Libano, Austria, Germania, Svizzera, Olanda, Malta, Cecchia, Ungheria, Portogallo, Belgio e da varie città italiane, e compreso la vostra terra, con dei giovani che sono venuti da San Giovanni Rotondo e dalle aree lì vicino. E oggi hanno vissuto un workshop per la pace, che prosegue l'esperienza del Genfest di Budapest, questo di lanciare i ponti, e hanno fatto workshop alla scoperta delle cucine dei popoli, visita alle case di riposo, dialogo a 360 gradi, coreografia, eccetera, e stasera alle 20 il concerto di 3 ore in una sala polifunzionale e poi continuerà la festa. Ma prima di questo faremo il Te Deum alle ore 19 per ringraziare Dio di questo anno e di tutti gli avvenimenti. Abbiamo fatto una sintesi sia filmata sia raccontata dei principali eventi del 2012, e ringrazieremo di questi e chiederemo per le sfide del nuovo anno.
un Te Deum che si dovrebbe recitare tutti i giorni per ringraziare il Signore. Esatto. Allora, domani invece, la giornata di domani, da che cosa sarà caratterizzata? Allora, domani praticamente per noi è una festa grande, in particolare, al primo dell'anno, è la giornata mondiale della pace, è la festa della Madre di Dio e quindi per noi è la festa anche del santuario Maria Theotokos, Madre di Dio. Per solennizzare questo momento avremo, prima della messa, delle piccole performance del complesso internazionale Gem Verde, che tra i suoi spettacoli ne ha uno interamente dedicato a Maria, e poi la liturgia che lo stesso Gem Verde animerà sempre con presenze internazionali. E anche stasera e domani tienici con te, Redi? Senz'altro, volevo dire particolarmente che siamo, come lo piano, particolarmente uniti ai giovani radunati a Roma dalla comunità di Tesè. Ecco. Questi 40.000 giovani, ecco, c'è un ponte con i giovani di Tesè a Lopiano o con i giovani che si sono incontrati recentemente del movimento neocotecumenale, insomma, con tutti quelli, con quelli di Loreto. Stasera a Loreto ci sarà una festa alternativa e nostro Lode Cipri, che tu hai intervistato, Valerio, sì, del Gen Rosso, sì, porterà la sua testimonianza insieme alla cantautrice Chiara Grillo, ecco, con tutti i punti luce con cui, dove si sta aspettando con tanta speranza il nuovo anno, e ci si è messi insieme per dare speranza a questo nuovo inizio. E allora, anche se distanti, in un certo senso siamo vicini, anche certo, se in qualsiasi, insomma, in diversi luoghi sul territorio certo, nazionale e non, quindi saremo accomunati in questo. Noi ti facciamo tanti auguri. Ricordiamo che questi giovani che stasera terranno il concerto lì all'Oppiano, che sono venuti dalla Puglia, avremo la loro testimonianza, avremo modo di ascoltarla più tardi nella seconda parte del nostro programma Rosso di Sera, intorno alle 19:15. Quindi in un certo senso saremo insieme anche in questo momento. Ti ringraziamo, Redi, e ti facciamo tantissimi auguri. Grazie a te, Anna Maria. Buon anno a te, a tutta la redazione, a Vito, che ci ha permesso questa diretta Skype, sì, grazie, e a tutti gli spettatori. Grazie a te, Redi. Un abbraccio a tutti. Ciao, voi, e buon anno a tutta Loppiano. Grazie. Buon anno e auguri. Ciao. Grazie, auguri anche a te.